tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tragedia alla stazione ferroviaria di Fano. Morto ragazzo di 31 anni finito sotto un treno. Paura per due balle di fieno che cadono da un camion e finiscono contro un'auto in sosta. Gli annunciano la morte di un parente, sconvolto tenta il suicidio in carcere. Un albero di 200 metri disegnato dai bambini, Monbaroccio si prepara a battere il Guinness dei primati. Missione Salute, questa sera in diretta si parlerà di neurochirurgia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati. Il telegiornale questa sera si apre con la tragedia che si è consumata alla stazione ferroviaria di Fano, dove un ragazzo di 31 anni si è gettato sotto un treno ed è morto. Ritardi e disagi questa mattina alla stazione ferroviaria di Fano, dove Matteo Landi, un 31enne nato a Senigallia ma residente ad Ostra in provincia di Ancona, ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno Freccia Bianca partito da Venezia e diretto a Lecce. Il fatto è accaduto intorno alle 10 lungo il terzo binario e non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario del ragazzo. Inutili soccorsi dei sanitari del 118. Il corpo della vittima è stato coperto da un telo bianco. Sul posto per gli accertamenti la polizia ferroviaria, gli agenti del commissariato di Fano e i colleghi della scientifica. In tarda mattinata poi la procura del tribunale di Pesaro ha autorizzato la rimozione della salma che ora si trova all'obitorio dell'ospedale Santa Croce di Fano. È stato confermato il riconoscimento cadaverico ma non l'autopsia. Il convoglio invece è rimasto bloccato per circa 2 ore e i 180 viaggiatori che erano a bordo sono rimasti in attesa della possibilità di ripartire. La circolazione ferroviaria non si è fermata, ma sono stati registrati ritardi fino a 50 minuti per 3 frecce, 2 intercity e 2 regionali. E un detenuto italiano, ristretto nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, ha tentato il suicidio il 3 maggio scorso, appena ricevuta la triste notizia del decesso di un proprio congiunto. Provvidenziale l'intervento di un assistente capo della polizia penitenziaria che ha sorpreso l'uomo intento a legare una corda alla grata della finestra del bagno. Soccorso dal personale di polizia e affidato alle cure dello psicologo, il detenuto ha beneficiato di un permesso che gli ha consentito di partecipare alle esequie del proprio caro. Lunedì prossimo partiranno in Sassonia a Fano i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Ieri i tecnici dell'amministrazione comunale hanno presentato ai residenti e agli operatori il programma degli interventi. €4 milioni di nuovi asfalti su 60 chilometri di strade fanesi. Partiranno lunedì 9 maggio i lavori programmati nelle strade comunali, un intervento che andrà a risolvere in molte vie della città della Fortuna il problema di buche e avvallamenti formati nel periodo invernale anche a causa della pioggia. L'amministrazione comunale ha deciso di dare la priorità alle zone turistiche. Di questi 6 lotti che abbiamo fatto per i lavori di asfaltatura, abbiamo dato priorità al lotto numero 4, che è quello che partirà appunto il 9 di maggio e che prevede l'asfaltatura della zona di Sassonia. Ovviamente partiranno a seguito tutti gli altri, quindi non ci siamo dimenticati nessuno. Diamo priorità a questo e pertanto, per illustrare anche le problematiche che ci potrebbero essere dal punto di vista della viabilità in una zona comunque importante come quella della Sassonia, abbiamo convocato questa assemblea. L'assemblea è servita ovviamente ad illustrare agli operatori turistici, ai ristoratori, ma anche ai residenti, quello che cambierà nella viabilità in questo periodo di circa 3 settimane, dove asfalteremo Viale Dante Alighieri e Viale Adriatico.
Questo ovviamente per noi è una priorità perché insomma in quell'area ci sono diversi esercenti e ci sono diversi residenti. Quindi in alcuni tratti della strada prevediamo di fare un divieto di sosta per permettere i lavori adeguatamente. A seguire i lavori interesseranno parte di via Gentile da Fabriano, viale 10 febbraio e via Spontini. I lavori verranno interrotti nei mesi di luglio e agosto per consentire il normale svolgimento della stagione turistica. A settembre poi si continuerà con gli interventi in via Caduti del Mare, via della Marina, parte di via Gentile da Fabriano, via Girolamo da Fano, viale Carducci, via Fabio Filzi e viale Cairoli. I lavori ovviamente riprenderanno probabilmente dopo la stagione estiva anche in altre aree della città molto importanti e quindi proseguiranno anche con gli altri lotti che nel mese di giugno tutti i lotti prenderanno inizio e quindi daremo una risposta nel giro di 3-4 mesi. Chiediamo scusa naturalmente per la qualità non proprio perfetta dell'audio. Andiamo avanti e parliamo adesso invece degli asili nido e delle scuole materne che rimarranno aperte anche durante il servizio, durante l'estate, per garantire il servizio ad 80 bambini. Erano preoccupati all'ufficio dei servizi educativi del comune di Fano che sino a poche settimane fa, in chiusura di bilancio, non avevano la certezza di poter garantire i servizi estivi di nidi e materne. Un dubbio che è nato anche alla luce di minori trasferimenti da parte della Regione Marche e invece oggi l'assessore Samuele Mascarin li ha confermati e annunciati in una conferenza stampa avvenuta nella Sala della Concordia del municipio fanese. I servizi di nido e di materne estivi saranno ospitati presso la struttura comunale dell'asilo Galizzi, in centro storico, dal 4 di luglio al 5 di agosto. Ci sarà una disponibilità per 80 bambine e bambini, divisi in una sezione primavera per bambine e bambini dai 2 ai 3 anni e 3 sezioni invece di scuola dell'infanzia, quindi per bambini dai 4 ai 6 anni. Il progetto denominato L'estate in città, organizzato insieme alla cooperativa sociale Labirinto, garantisce il servizio dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle ore 16, con una retta di 50 euro a settimana. Le iscrizioni si prenderanno presso gli uffici dei servizi educativi, come sempre in via Vitruvio numero 7, e le iscrizioni si apriranno il 16 di maggio e si concluderanno invece il 31 di maggio. Quindi è una buona notizia perché riusciamo a garantire questi due importanti servizi, soprattutto per le famiglie dei lavoratori, e a farlo nonostante una serie di minori risorse a disposizione e nonostante anche il fatto che quest'anno la struttura che solitamente ospitava il nido estivo, quindi il Grillo, sarà interessato da un cantiere proprio per la riqualificazione dell'intero immobile. Invece riusciamo a garantire questi servizi e a farlo anche con un progetto educativo e pedagogico assolutamente di spessore e di valore. Domenica c'è la tradizionale festa della Madonna della Colonna. Le iniziative prenderanno il via questa sera con una fiaccolata notturna, con canti, riflessioni sulle opere di misericordia e preghiere del Santo Rosario. Domani alle 20.45, dopo il Rosario, c'è la catechesi tenuta da Don Giorgio. Anche sabato alle 21 è prevista la recita del Rosario, mentre domenica alle 5 del pomeriggio il Vescovo della Diocesi Trasarti celebrerà una santa messa a cui seguirà la processione con l'immagine della Madonna della Colonna. Fervono invece i preparativi a Monbaroccio per la festa degli alberi. A Monbaroccio il 7 e l'8 maggio torna la festa degli alberi e dei prodotti tipici locali. A riempire le strade dello splendido borgo, i migliori florovivaisti del territorio con piante, fiori e spazi dedicati all'artigianato artistico. Quest'anno la trentennale festa degli alberi di Monbaroccio, oltre a cambiare lo storico logo con uno scaturito dall'estro creativo di un'alunna dell'Istituto Pirandello di Pesaro, si presenta in una veste totalmente rinnovata, con laboratori a tema per grandi e piccini ed eccellenze gastronomiche. Ma gli studenti del Pirandello non sono solo gli artefici del nuovo logo, ma daranno vita a una vera e propria creazione che tenterà una scalata al Guinness dei primati. Gessetti colorati alla mano, oltre 200 novelli giomadonnari disegneranno, nella giornata di domani, un albero della lunghezza di oltre 194 metri lungo la via principale di Monbaroccio.
Una 2 giorni tutta dedicata all'ambiente e all'ecologia, quindi un tema sempre molto caro alla provincia di Pesaro che patrocina l'evento assieme al Comune. Nuove strategie di investimento in tempi di tassi a zero. È il convegno promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano che si è tenuto nei giorni scorsi in un noto albergo hotel di Fano. L'argomento proposto è stato di grande interesse e ha risposto ad un bisogno conoscitivo e di approfondimento molto diffuso, come ha dimostrato l'elevata adesione all'iniziativa alla quale hanno partecipato oltre 300 persone. Saranno invece 1200 gli iscritti alla 14ª edizione della Colle Marathon. Sono quasi 1200 le persone che prenderanno parte domenica 8 maggio a una delle corse più suggestive del panorama europeo, sia per i luoghi sia per la tipologia di percorso. La Colle Marathon però è nota anche per un'altra caratteristica, è una delle maratone con la percentuale più alta di runner che raggiungono il traguardo. Dalla collina al mare, da Barchi a Marina dei Cesari a Fano, la corsa, nata nel 2003, passa per i borghi di Mondavi, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo. Da settimane sono al lavoro gli oltre 500 volontari e una decina di gruppi podistici delle province di Pesaro e Ancona. E mentre gli atleti dalle ore 9 si godranno le colline, dal porto turistico di Fano prenderà il via per il secondo anno Fano for Fun, una passeggiata sportivo-culturale per le vie del centro storico, ideata e pensata per far conoscere ed apprezzare al pubblico le bellezze della città. È una passeggiata culturale nel nostro centro storico, in cui i monumenti dove ci sono già dei QR code, cioè dei piccoli codici che si leggono col cellulare, curati dalla scuola ETC Battisti, che ringrazio. E oggi erano presenti anche altre scuole, perché la Colle Marathon è un grande evento e sta coinvolgendo tantissimo i giovani, come giusto che sia, perché questo è un evento di tutta la città. Novità 2016, la vicinanza di Azur Marche, che ha sposato l'idea del benessere per la mente e per il corpo. Durante la passeggiata per Fano faremo una breve storia dei monumenti fanesi che andremo a visitare, e l'Azur invece spiegherà in maniera precisa quelli che sono i benefici del camminare. Noi saremo presenti proprio per fornire delle pillole sul sano movimento. La nostra provincia è abbastanza attiva, però ancora non in maniera sufficiente. Purtroppo le persone pensano di svolgere un'attività fisica giusta, sufficiente, ma in realtà i dati statistici ci dicono che non è così. Quindi dobbiamo fare di più. Quanta attività fisica fare, come farla, a seconda poi delle tipologie delle persone, lo vedremo proprio durante questa iniziativa. Allora, settimana intensa per Lino Balestra e il programma Missione Salute, 2 in una settimana, anche questa sera in diretta, per un argomento tra l'altro molto interessante. Sì, un argomento ad alto tasso di tecnologia. Parleremo di neurochirurgia di Marche Nord, un reparto, una divisione che si avvale di strumenti ad altissimo tasso tecnologico come il neuronavigatore, il microscopio con sistema di fluorescenza e l'aspiratore a ultrasuoni. Tutto questo nella puntata di Missione Salute Marche Nord, istruzioni per l'uso. Come sempre i telespettatori possono telefonare e partecipare in diretta con domande. Questa sera il tuo ospite è un ospite anche importante. Insomma. Sì, è proprio il direttore del Dipartimento dell'Unità Operativa, il dottor Morabito, che risponderà appunto anche ai telespettatori dopo la seconda parte nel programma. Bene, grazie, allora buon lavoro. Noi andiamo avanti, siamo in chiusura con il telegiornale. Paura oggi intorno a mezzogiorno a Mondavio, nella centralissima via San Francesco, per 2 rotoballe che sono precipitate giù dal rimorchio di un camion in transito, finendo sul marciapiede e poi su una macchina in sosta, schiacciandola. Per fortuna nessuno si è fatto male. Vengono i brividi invece se si pensa che a pochi metri c'è una scuola materna e che la strada è frequentata da pedoni. Lo stesso vale anche per l'auto colpita, nella quale per fortuna non c'era nessuno all'interno. Alla guida del mezzo pesante invece c'era un autotrasportatore di cartoceto.
E adesso invece chiudiamo davvero il TG e guardate questa immagine, ce l'ha inviata intorno alle 19 di questa sera un nostro reporter di strada che non finirò mai di ringraziare, siete davvero sempre tantissimi, ci segnalate qualunque cosa accada in città ed ecco che cosa ci ha inviato, una foto, la foto di un dissuasore della sosta in cemento, siamo su via Metauro, alla fine di via Metauro, vicino all'ingresso dell'ospedale Santa Croce, che probabilmente è stato toccato da qualcuno con la macchina ed è finito quasi ai bordi della carreggiata. Comunemente vengono detti panettoni in cemento, insomma, comunque dissuasore della sosta. Continuate a inviarci le vostre segnalazioni. Mandateci le vostre foto e i vostri video al 338-4968-250 anche attraverso WhatsApp oppure utilizzando la nostra applicazione che potete scaricare su Google Play o sull'Apple Store. Il TG è finito, grazie per averci seguito e arrivederci a domani.